never fail and landed on the quay. Just as the ship was sailing, Captain Abbey roared, said the Durham Paddy. Then I jumped aboard a cabin bound for Paddy. Down among the pigs, played some funny rigs, danced some hardy jigs, the water round me bubbling off the Hollyhead. Wish myself was dead, I better fire instead. On the rocky road, the double head, 1, 2, 3, 4, 5. Siamo di nuovo in diretta su RadioRomaFutura.it. Abbiamo provato a chiamare questa persona, ma non ci ha risposto. Era Marco Palumbo. Evidentemente la giornata lo ha schiacciato. O sta mangiando a quest'ora, o forse non è neanche ancora tornato a casa. Per chi non lo conoscesse, consigliere di Roma Capitale, amico di Radio Roma Futura, e da poco anche delegato per l'area metropolitana. E niente, vabbè, in caso riproveremo dopo, ma in realtà siamo quasi in chiusura di trasmissione. Tra l'altro mi è anche saltata col fine, non c'è neanche la connessione più internet a questo computer. Utenti mezzi. Lo sto aggiornando. Sempre 2-2? No, sì, sempre 2-2 tra Bayern Monaco e Barcellona. Ricordiamo, gara di ritorno dalle semifinali di Champions, sarà andata 3-0 per il Blaugrana in casa. Questa partita di ritorno, insomma, il Bayern Monaco avrebbe dovuto fare 4 gol senza subirne. È andato in vantaggio subito con Benatia al settimo, ma poi il Barcellona ne ha segnati 2 con Neymar, e poi c'è stato il pareggio al 59esimo di Lewandowski, ma è pressoché inutile perché i bavaresi dovrebbero farne altri 4 senza subirne per riportare l'asticella dalla propria parte. E allora la Roma, caro Matteo, domenica se la vedrà con l'Udinese all'Olimpico. Un Udinese che non ha più niente da chiedere al campionato, ma che, come sappiamo, ci mette sempre grande impegno quando si tratta di Roma. L'ultimo turno hanno lasciato il passo in casa con la Sampdoria, perdendo 3-1 o 4-1. Sì, 4-1. Sì, 4-1. La Sampdoria che è in corsa per un posto in Europa League, quindi insomma noi speriamo che faccia il suo dovere anche contro la Lazio. Io ne sono convinto, anche perché il Genoa ha strapazzato il Torino ieri 5-1, quindi la lotta tra Genoa e Samp, insomma, il derby della lanterna è anche per un posto in Europa League. La Sampdoria non può permettersi di approcciare al match, tra l'altro in casa contro la Lazio, in maniera sbagliata. E chi temi dell'Udinese? Cosa temi? Ovviamente al netto del fatto che la Roma deve fare la sua partita. Guarda, io vado sul classico, quindi dico che quello che temo e che rispetto di più della formazione friulana è Di Natale, Totò. L'immortale. Di Natale, l'immortale, un altro immortale del nostro campionato, che è un giocatore capace di inventarsi pure lui dei passaggi, delle giocate al volo e anche dei tiri al volo, diciamo, di rara fattura. E supportato però, devo dire, anche da giocatori come Brienza, Domizzi, insomma, che sono giocatori che possono dare, che danno fastidio. Brienza no. Cesena. Sbagliato. I colori sono gli stessi, però è sbagliato squadra. C'è un flash degli highlights. No, Domizzi o Pinzi pure, che sono due giocatori che possono infastidire. Allora, secondo me anche Allan, per esempio, un ottimo centrocampista. Anche Allan, guarda, però di base, come dico sempre, ormai sono pure stancato perché ho detto pure contro il Milan, invece non è stato così. La Roma è nettamente favorita, diciamo. Beh, io cosa ho pronosticato martedì scorso per la Roma? Per la Roma? Tu hai pronosticato 0-2. 0-3 hai pronosticato. Ecco, così, per cui affidatevi a noi se dovete scommettere la vita dei vostri figli sulle partite. Affidatevi a noi. No, comunque, diciamo, secondo me pure l'Udinese è una squadra che dà fastidio più in trasferta
che in casa, perché in casa comunque mi sembra che comunque abbiamo sempre, siamo sempre riusciti a racimolare qualche risultato utile. E insomma, detto questo, la Roma c'è poco da fare, deve arrivare a fine stagione che ha collezionato 9 punti, cioè, non c'è nulla da fare. Queste ultime tre partite, io ho fatto questo calcolo, non amo farli, infatti sono calcoli semplici, però la Roma, allora, intanto non succedeva, non so, da forse mai, non è mai successo che una squadra, da quando ci sono i tre punti, che una squadra seconda in classifica, sì, ne avesse solamente 64. Da quando ci sono 20 squadre. Da quando ci sono 20 squadre, sì, scusami, non da quando ci sono 3 punti. Che quindi dal 2004-2005. Una squadra seconda in classifica che fa solamente 64 punti. Appunto a 3 giornate dalla fine. Mi sono andato a rivedere i risultati precedenti. La Roma di Luis Enrique ne fece 63. E arrivò sesta. La Roma di Zeman ne fece 64. La Roma, quella diciamo prima 2008-2009, l'ultimo anno diciamo di Spalletti, arrivò sesta e fece, mi pare, 63 punti. Insomma, questo punteggio è un punteggio da ultimo posto Europa League, uh-huh, non certo da chi va diretta in Champions. In più, la Roma nelle ultime 4 giornate, questi sono i famosi difficilissimi calcoli che mi sono fatto, ha fatto 2 vittorie e 2 sconfitte. Questo significa esattamente un punto e mezzo a partita. Con questo trend, se lo segue, lo continua a seguire, la Roma a fine di questa stagione può arrivare tra i 68 e i 69 punti. Il che significa che rischi alla fine poi di ritrovarti terzo, perché invece la Lazio ha un trend migliore e quindi, come dire, potrebbe poi superarti, fermo restando che e poi c'è il calendario tra le altre cose, però purtroppo, ricordiamo anche che la Lazio c'ha 3 partite difficilissime ora, c'ha Sampdoria, Roma, Napoli. Quindi c'ha 3 partite difficili tanto. E qui noi dobbiamo giocare forza su questo. Già insomma ci ha detto abbastanza bene, perché il calendario, la Roma poteva chiudere il discorso secondo posto 2 giornate fa, quest'ultimo turno, perché vincendo col Milan la Lazio perdeva, andavi a più 4, mantenendo così la situazione arrivavi al derby, che potevi, ti dico, potevi pure perdere, perché poi all'ultima giornata ti ritrovavi in casa con Palermo che non schiera neanche Dybala, che non vuole proprio più nulla, e la Lazio sarebbe andata a Napoli con un Napoli che chissà se dovesse uscire dall'Europa League in semifinale giovedì, lo scopriremo, perché comunque 1-1 in casa col Tendibro non si sa mai, e è costretta a mettere tutto nel campionato per riuscire a strappare un posto quantomeno in Europa League. Però, capito, cioè, il calendario è molto differente. La Roma si ritrova 2 partite su 3 che sono alla sua portata, e poi c'è il derby. Purtroppo la Roma arriverà al derby in ogni caso, perché deve vincerlo con un in-out, certo. A meno che non si verifichi qualcosa di ovviamente molto, molto difficile, però che la Roma se vince contro l'Udinese, la Lazio cade a Genova contro la Samp, a quel punto sei a più 4. Il discorso cambia. Il discorso è quello di prima. Però ecco, abbiamo un vantaggio del calendario, ma abbiamo dimostrato di non saperlo sfruttare. No, ma infatti è più lo svantaggio loro che il vantaggio nostro, capisci quello che voglio dire? Cioè, nonostante è più loro che cadono che noi che riusciamo invece, certo, a sfruttarlo. Nonostante questo, appunto, restiamo a un punto. Là dobbiamo affrontare questo finale di stagione al photo finish. E appunto, e vedremo. Come avevo detto e come si è dimostrato poi con il susseguirsi delle partite, il Napoli non è assolutamente un pericolo, perché è una delle squadre più discontinue del campionato e che esistano. Quindi, il Napoli è riuscito a perdere 4-2 con l'Empoli e pareggiare 2-2 con Massimo. Ma è una trasferta pessima quest'anno. È una squadra di cui non aver mai paura, perché per quanto riguarda il calendario, non per quanto riguarda le partite dirette,
perché è una squadra appunto che una tenete fa una striscia positiva dei 4 partite e poi altre 3 le perde, quindi insomma sbaglio, perché io poi ho qualche problema di vecchiaia e... e il Napoli deve fare il ritorno con la Juve. Napoli deve fare il ritorno con la Juve, questo è interessante, questa... no, perché il Napoli ha giocato, il Napoli ha giocato a gennaio contro la Juve a Napoli perdendo 3-1 se non ricordo male. Quindi se quella era l'ultima partita del girone, una delle ultime partite del girone d'andata, significa che una delle prossime tre il Napoli è con la Juventus. Ci sarà Napoli Cesena il prossimo, poi Napoli Juve Napoli sabato 23 maggio, la penultima giornata. Allora sì. Juve Napoli, ora la Juve che è un replay di quella che sarà la finale di Supercoppa, sì, vinta dal Napoli a rigori, la Juve non avrà più nessun motivo in questo campionato, però sappiamo che la Juve in casa, soprattutto in casa, non sì, molla. Però non molla, appunto, nella squadra. Non ha mollato niente neanche col Cagliari, è finita 1-1, ma come dire, è anche normale, sai, aveva schierato qualche sì, diciamo che ora sto guardando che però il Napoli sta a 3 punti dalla Lazio. A 3 punti dalla Lazio e a 4 dalla Roma. E a 4 dalla Roma. Deve guardarsi pure dietro, però. Cioè, ma guarda, la Fiorentina sta a 5 punti. A 5 punti, conoscendo la Fiorentina, che è un'altra squadra su cui non buttare neanche un soldo per quanto riguarda le scommesse. Che non assicura niente, perché pure là perde, vince, così. La lotta bella, secondo me molto bella, c'è tra il quinto e l'ottavo posto, e sono Fiorentina, Sampdoria, Genoa e Inter, con l'ultima l'Inter a 52 punti, quindi a 3 punti dalla Fiorentina, che si lottano il quinto posto, certo. E quindi l'entrata in Europa League. Fa tristezza vedere un Milan come campionato, vedere il Milan al decimo posto che lotta per i preliminari di Coppa Italia, per non fare vero, i preliminari di Coppa vero, Italia, perché nel campionato italiano fino all'ottavo posto si entra diretti da gennaio, diciamo, esatto, dagli ottavi, e mentre prima devi fare che è un po' la sorte che è toccata all'Inter, che ha giocato infatti contro il Como, mi pare, esatto. Che è un'immagine triste, perché comunque è un sentore che il campionato italiano c'ha qualche poi però pure qua campionato italiano non esprime un livello tecnico alto, è malato, c'ha dei problemi, quello che vi pare, però c'ha 3 rappresentanti nelle competizioni europee, la Premier League ce n'ha 0. Questa è una situazione, cioè, è paradossale, diciamo, perché l'Italia ha mostrato una qualità migliore fuori rispetto al proprio campionato, insomma, quindi dopo tanti anni una squadra in semifinale di Champions che è in vantaggio per accedere alla finale, 2 squadre in semifinale di Europa League, una praticamente fuori, la Fiorentina che ha perso fuori casa 3-0 col Siviglia, e un'altra che invece, insomma, si può giocare tutto in Ucraina contro il Dnipro, e eventualmente, insomma, incontrerà gli spagnoli, che sono abituati a queste situazioni, perché il Siviglia è campione d'Europa a livello, diciamo, di Europa League in carica. Matteo, sono le 22:25 e tutto va praticamente bene a Camelot. Esatto, possiamo finirla qui per sì, oggi. Vi do la schedina. Dacci una schedina, vai. Vi do la schedina. E Roma